Eccoci qua, facciamo un po' di scenografia, ci mettiamo tutte queste belle bustine qua intorno, se ne metterò anche qua di lato, perché così ci sta che facciano un po' parte di tutto quanto e andiamo ragazzi a sbustare. Come avete visto nella prima parte di questi video ho trovato roba bella. E anche qui, signori, c'è roba interessante e poi vi farò un bel video, bella anche questa. Eh sì, bella anche questa. Vi farò un mini video. Non male, non male. Vi farò un video con alcune delle carte più belle e più interessanti. Ragazzi, guardatela bene quella carta qua, eh. Guardatela bene perché questa carta qua è molto, molto, molto bello, molto, molto bella. Qua secondo me questa qui dovrebbe essere una carta da, guardate anche il testo bene, qua stiamo parlando di una cinquantina di euro di carta. Cioè, quindi, ripeto, poi tutto segue la logica dei listini che salgono, scendono, eccetera, eccetera. Però, quando una carta è bella e utile, è bella e utile, valga un euro. Infatti vi ho detto, in quell'espansione qua ci sono tante carte molto belle, anche che valgono dal punto di vista economico poco, ma di utilità tanto. Questa è proprio una bella espansione, ragazzi miei. È proprio. Una bella espansione. Ale. Questa non è male. Questa è, ragazzi, una delle carte da inserire nei mazzi. È bella questa carta qua. Stiamo parlando di una quindicina di euro più o meno, di valore commerciale. Ma di utilità dei mazzi, signori, questa probabilmente salirà anche di prezzo perché è proprio bella. È proprio bella. Anche questa, signori. Questa è proprio bella. Andiamo a vedere. Mamma mia. Gustosa e anche un po' croccante. Ma che bella, ma che bella. Sì. Come dico sempre, acquistando i box, ragazzi, cadete costantemente e solo ed esclusivamente in piedi, eh? Valori di carte, valori rivendibili, vi fate dei bei mazzi, c'è un cazzo da dire. E questa ne parliamo? Molto bella. Vediamo se troviamo Diabel. È una Diabel. Chiamiamoli. C'è un draghetto che sto cercando. Bella, bella anche questa. Questo qui è molto carino. Sì.
Via, abbiamo un bel po' di scopini, eh. Gli scopini non ci mancano. Sua maestà. Vabbè, abbiamo trovato un po' le top. Cioè, in realtà c'è un draghetto che se trovassimo sarebbe un po' in cima all'Olimpo. Qua siamo un po' su quello che abbiamo già trovato, questo l'abbiamo già visto. Abbiamo già visto. Andiamo a vedere cosa ne mancano. Attenzione, mancano quattro, signori. Ne mancano quattro. Andiamo a sbustare avidamente tutti quanti insieme. Qua è nella foresta bianca. Mancano tre, vediamo. Vediamo, Diabel. Diabel la troviamo qua. Beh, non è che si può pretendere. Qua l'abbiamo già trovata la carta più bella di questa busta. Alto mini ghoul, bellissimo. Cioè mini ghoul. Ragazzi. Questo draghetto l'abbiamo trovato spesso, eh? Molto bene. Non è che ci fa schifo trovarlo, eh? Anzi, ci va molto bene, ci fa molto piacere. Vediamo. Mini ghoul arcidemone. Fantastica. E basta. Queste, ragazzi, sono le carte che ho trovato. Farò, ripeto, video con le carte più utili, più rare, secondo me quelle che sicuramente andrebbero messe nei mazzi. Lo facciamo assolutamente. Poi, naturalmente, ci sarà l'articolo che troverete in descrizione con tutto quello che riguarda, naturalmente, le versioni. Le versioni toppissime, e per quale motivo le ho scelte in questa espansione. Come sempre, vi voglio molto bene, continuate a seguirci, alla prossima e ciao.